Il segreto per avere un bel prato. I prodotti di alta qualità di Padana Sementi. Ricerca, qualità certificata e innovazione. Resistenza allo stress e bassa manutenzione. Per un prato invidiabile, usa i nostri nuovi concimi FertiTurf. Padana Sementi. Per un prato sempre al top. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. La chiesa di Monfumo, la zona dei castelli e dietro le colline asolane, un paesaggio davvero eccezionale per la nuova puntata di Agricoltura Veneta, benvenuti. Perché siamo qui? Perché vogliamo parlare di api e come vedete dietro alle mie spalle ci sono degli alveari. Perché siamo qui a parlare di api? Perché le api sono l'ecosistema del nostro territorio e a quanto pare questo termometro segna febbre e febbre alta. E allora siamo venuti dal nostro apicoltore, da Sergio Guadagnin, buongiorno. Buongiorno. Un volto che noi conosciamo perché è l'apicoltore del Monfenera, però ci ha portato qui ai castelli di Monfumo perché? Allora vi ho portato qui perché ho un amico che conosco da anni e è una famiglia che è apicoltrice da 4 generazioni praticamente. Quindi un secolo di vita di apicoltori. Esatto, un secolo di vita di apicoltura. Com'è andata questa annata? Beh, questa annata è andata, per quanto riguarda i mieli primaverili, è stata assolutamente zero, diciamo, abbiamo dovuto alimentare le api addirittura per poterle farle vivere. E poi è cambiato, da giugno è cambiato un po', si sono arrangiate, ma l'annata è stata veramente terribile. Poi lei ci ha portato qui perché questa famiglia, proprio perché ci sono delle difficoltà nel fare il miele, addirittura è emigrata. Sì, infatti vi ha portato in questo bel posto dove il mio amico Gerardo, che poi conoscerete, ha investito per fare apicoltura. Vabbè, adesso noi ci fermiamo come sempre per i titoli e poi conosceremo appunto Gerardo De Martin e questa sua migrazione tra le colline qui nella zona di Monfumo. Alveari sempre più vuoti e produzione di miele ai minimi storici caratterizzano l'annata 2019 degli apicoltori veneti, colpa soprattutto dei cambiamenti climatici che compromettono il ritmo vitale delle api. Delegazione della Regione Istria in visita tra le colline del Prosecco, scambio di esperienze nelle produzioni di vino e olio di prima qualità, ma anche nell'accoglienza turistica che vede la regione croata tra le prime in Europa. Come curare i reflussi gastrici da gravidanza senza utilizzare farmaci? Basta utilizzare in maniera adeguata la melacotogna, come suggerisce il nostro agrifarmacista Renzo Gatto. È il fiore simbolo di tombe e cimiteri che nel tempo si è diffuso per varietà e colori. È il crisantemo da acquistare reciso o in vaso che in questo caso anno dopo anno può tornare a rifiorire. I dazi americani è un presidente che si sazia con il nostro asiago. È l'agrifoglio, la nostra nuova pungente rubrica con le vignette satiriche di Beppe Fantin dedicate all'agricoltura. Guardate questo caminetto, guardate il larin, il braciere. All'interno di questa casa dove i travi, Nicoletta fai vedere, sono del 1700, sono anneriti da giorni, mesi, anni, decenni di fuoco. Siamo in una casa del 1700 all'interno di questo podere nei colli di Monfumo e siamo con il proprietario Gerardo De Martin, una delle 4 generazioni di apicoltori che incontriamo. Intanto buongiorno. Buongiorno. Insomma, è una follia oppure perché avete deciso di comprare questa casa e quanti ettari attorno? Allora, è una casa appunto del fine del 700 con 4 ettari e mezzo circa di terreno. A volte mi chiedo anch'io perché, però è nata un po' dalla necessità di, essendo apicoltore, di trovare un piazzamento di terreno un po' distante dalle problematiche che le monoculture portano ormai nel nostro territorio. Come sta andando la situazione delle api in questa stagione ma anche nelle ultime stagioni? Allora, la stagione, in quest'anno particolarmente è stata un'annata veramente tragica per l'apicoltura. La produzione principale che per l'apicoltura in genere è la calcia, quest'anno è stata pari a zero. Il problema delle piogge, del freddo,
ha fatto sì appunto che anche le api soffrissero oltremodo, e noi per poter salvare abbiamo dovuto alimentarle. Facendo una scala, queste api cosa ci stanno dimostrando? Che sono più sensibili all'inquinamento, sono più sensibili a, diciamo, nuove malattie magari portate dai parassiti, o sono più sensibili ai cambiamenti climatici? Allora, al terzo posto direi che il problema, che da sempre, ormai dall'82, è questo acaro che è la varroa. Al secondo posto metterei appunto anche l'inquinamento. E al primo posto? E al primo posto, purtroppo, è il cambiamento climatico. Adesso ci fermiamo un attimo per le notizie, come sempre, dell'agricoltura. Anno nero per l'olio veneto. Il freddo di maggio, ma anche la siccità autunnale, hanno di fatto annullato la produzione di olive in diverse aree del Veneto. Chiesto lo stato di calamità naturale per la zona del Garda, quantità dimezzata per i produttori dei Colli Eugani, crollo del 95% della produzione nella Marca. Dopo un 2018 eccellente, coronato da un'abbondante produzione che ha superato i 220.000 quintali di olive in Veneto, quest'anno tanti olivicoltori non metteranno neppure le reti a terra per la raccolta, perché il prodotto è davvero molto scarso. Nessun taglio per l'agricoltura nel bilancio UE 2020, ma sostegno alle imprese agricole ed alimentari, che ancora una volta sono vittime di rappresaglie commerciali. Questa in sintesi la relazione del bilancio 2020 della Commissione Agricoltura dell'Europarlamento. L'Assemblea ha approvato a larga maggioranza un emendamento con cui si impegna l'Unione ad aumentare già dal prossimo anno il finanziamento per attenuare l'impatto dei dazi USA ai prodotti agricoli europei. L'Italia si sta lentamente avviando a diventare un paese importatore netto di ortofrutta. Questo è quello che dicono gli ultimi dati Istat. A fronte di un aumento dei volumi esportati, vi è stato però un calo del loro valore. Crescono invece le importazioni, sia in volume ma soprattutto in valore. La conseguenza di questo sbilancio commerciale con l'estero è, per la prima volta, un saldo negativo per 12 milioni di euro. Grande adesione alla seconda fiera delle piccole produzioni locali nell'ambito della 19ª edizione della Festa della Mela Cotogna a Codogné. In particolare, piccole e microimprese gestite da giovani agricoltori che stanno trovando nella terra non solo uno sbocco occupazionale, ma la soddisfazione per produzioni di nicchia che l'abilità con la comunicazione digitale riesce a proporre a tutto il mondo. 9 campi in mezzo alle colline di Monfumo, che prima erano tutti rovi. Sì, praticamente qua vi regnavano molto bene. Abbiamo fatto una piccola oasi per le nostre api, cercando di mantenerla, appunto, perché poi... Ecco, torniamo, diciamo così, alle piaghe degli alveari. Voi avete messo al terzo posto i parassiti, al secondo posto i fitofarmaci. E tutti dicono invece che mediamente sono i fitofarmaci quelli che poi alla fine fanno più male alle api. È cambiato il modo di vedere il problema dei fitofarmaci sulle api. Una volta all'inizio, quando il problema erano le conce del mais, in quel momento vedevi proprio una moria, cioè cappellate di api morte davanti alle casette, no? Adesso i trattamenti sono più blandi, quindi le api muoiono, ma con molta più lentezza, non ti accorgi. C'è un'agonia, insomma. Un'agonia, la loro situazione immunitaria è veramente labile. È un problema, e per noi apicoltori, appunto, questo insieme con concatenarsi di eventi e di problematiche fa sì che fare apicoltura è una missione. È una missione per l'ambiente e per tutti noi, insomma, ecco. Bene, adesso noi ci fermiamo un attimo, vediamo un servizio dedicato agli istriani, a una delegazione istriana che è venuta qui in Veneto, in provincia di Treviso, per vedere com'è la nostra agricoltura, dopodiché un po' di pubblicità e poi riprenderemo con la seconda parte, continuando a parlare di api, di ambiente e di questa febbre che a quanto pare è altissima. L'anno scorso gli istriani sono stati ospiti di Casus Veneti 2018 e quindi ci hanno chiesto di preparare un percorso per questa visita che hanno fatto in Veneto, in provincia di Treviso, e noi quindi abbiamo pensato di portarli da Astoria e da qualche altra azienda del nostro territorio. Non visitatori qualsiasi, ma la delegazione del Consiglio regionale dell'Istria tra le colline del Prosecco, per capire l'importanza di una valorizzazione come l'inserimento di questo territorio tra i siti UNESCO. Popoli uniti non solo dalla storia sotto il vessillo del Leone di San Marco, ma anche da uno stesso vitigno. Il Prosecco è un po' un ponte tra, diciamo, il Veneto e l'Istria, visto che il Prosecco è quasi il confine.
Sì, sicuramente, ma anche l'uso, anche l'abitudine, anche in Croazia, in Istria, anche durante l'estate con tanto turismo, noi siamo anche un punto di vendita dei prodotti che si producono qui. Istria che si caratterizza soprattutto per l'olio. Ecco, noi abbiamo olio d'oliva, extravergine d'oliva, che ha tutelato con la IGP nel livello europeo. Abbiamo 4 anni di seguito nel Flos Oli, nel più noto riconoscimento dell'olio, siamo migliore regione del mondo. E in uno scambio reciproco dall'Istria arriva l'esperienza di un territorio vocato al turismo, dove i prodotti tipici puntano all'alta qualità. E tutta la nostra produzione agricola viene assorbita dal mercato locale, dal mercato che più locale non si può, sia dalla popolazione locale che dal turismo, che è l'attività principale in Istria in questo momento. Un confronto di esperienze con il padrone di casa nella doppia veste di patron di Astoria e presidente di Coldiretti Treviso. La regione sul mare, che anche dal punto di vista turistico hanno esperienza e ci possono anche aiutare a capire quali potrebbero essere i passi da fare, visto che il patrimonio UNESCO ci dà questa grande opportunità, ma bisogna essere bravi a dare a offrire il giusto servizio a quei tanti enoturisti che verranno sul territorio. Padana Sementi da 3 generazioni produce e commercializza sementi di piante foraggere di alta qualità, miscugli da erbaio per la zootecnia più moderna, cereali foraggeri, la gamma più completa di sorgo da foraggio, inerbimenti tecnici e cover crop per un'agricoltura sostenibile. Padana Sementi, making better seeds. Seconda parte di Agricoltura Veneta, stiamo parlando di api, di alveari e della moria, comunque della difficoltà per questi insetti a rimanere nei nostri territori. Siamo con Gerardo De Martin, uno delle generazioni di una famiglia di De Martin che da oltre un secolo fanno gli apicoltori, quindi sempre avuto le api per casa. Ho avuto le api per casa e fa parte proprio della vostra vita. Della nostra vita, del nostro essere. Ecco, vi siete trasferiti qui, l'abbiamo detto nella prima parte, perché avete cercato di creare un'oasi in mezzo ai mille problemi del nostro territorio. Qui c'erano tutti i rovi, però avete pulito e avete rimpiantato. Perché avete rimpiantato queste piante? Abbiamo rimpiantato queste piante perché, come tutti i bravi apicoltori, quando partono a fare apicoltori comunque devono dare la possibilità alle api di avere altre fonti nettarifere, no? E cespugli dietro là sono tutti di sale cispirea, che è una delle piante in primavera che aiuta molto allo sviluppo delle api con col polline che produce. E poi gli altri? Lavanda, timo, melissa, rosmarino, insomma, cerchiamo. Impiantato niente a caso? Niente a caso, sempre piante che vanno bene per le api. Adesso invece parliamo di quello che secondo voi è il vero problema per le api in questi ultimi anni, cioè i cambiamenti climatici. La primavera fredda, piovosa e poi drasticamente il caldo africano fa sì che comunque da una produzione all'altra, dalla caccia al castagno o dopo il castagno, l'api non trova più fonte nettarifere per poter sopravvivere, quindi l'intervento dell'apicoltore è necessario. Va bene, adesso noi ci fermiamo un attimo e parliamo di crisantemi con il nostro Adriano Favaretto per quanto riguarda i consigli del giardino, poi torneremo a parlare. Perché? Perché naturalmente se non ci sono le api non c'è neanche produzione. In questi giorni i nostri cimiteri si riempiono di colori, colori di molte specie di fiori. Qui ad esempio abbiamo dei crisantemi a grande fiore, fiori colorati, piccoli, coreani, colore unico, come vedete, un sacco di varietà. Qui abbiamo coreano, tricolor. Il consiglio che vi do è di prenderli pure in bocciolo, indietro come fioritura, perché così durano di più. Un altro consiglio potrebbe essere, nel momento in cui dovete buttarli perché si sono rovinati, portarli a casa, raccoglierli e portarli a casa nel vaso, tagliarli un po', metterli a riparo, di modo che per la primavera poi si svasano, si tagliano, si rompe la zolla, si taglia, si mette sull'orto, sul giardino o anche si rinvasano, li rimettete a posto in un luogo riparato e torneranno a fiorire. Ultimo consiglio, una bella annaffiatura prima di portarli, dopodiché anche ai giorni successivi si va a annaffiare per salvare la pianta e anche per trovare i nostri cari, dimostrando che non è una moda.
Gerardo e Martino, ma che temperatura c'è qua oggi? Beh, è pazzesco, porca miseria, cioè un caldo così a fine ottobre, io non me lo ricordo. Ma saremo sui 30 gradi? Ma penso proprio di sì. Bellissimo posto, ma non bene per le api, mi pare di capire. Paradossalmente questo clima non fa bene alle api. Normalmente in questo periodo le api dovrebbero ristringersi, no? Entrare in covata, quindi in letargo, no? Il problema è proprio questo, che le api continuano a far covata, hanno bisogno di alimentarsi, la fioritura adesso, la stagione non c'è, mangiano le scorte, continuano a far covata, continua ad esserci la varroa. Col cambiamento climatico cambia il ciclo degli alveari, facciamo un po' di conti. Alla fine quest'anno abbiamo rimesso soldi, sicuramente, e abbiamo cercato di tenere vita comunque il patrimonio delle api, che per noi... Qual è la produzione media per alveare quando gli anni vanno bene? Potrebbe essere circa sui 20-25 kg. Quest'anno? Zero. Cioè avete fatto questo investimento, vi siete indebitati, diciamo che insomma qualche soldo l'avete portato fuori. E allora come fare per andare avanti? Ci stiamo inventando come famiglia un altro tipo di agricoltura, una cultura multifunzionale, altri tipi di culture. Abbiamo ad esempio vedo qui che avete fatto un frutteto, ad esempio questo qui è un pesco se non sbaglio. Sì, sì. Senta, ma mi leva una curiosità, poi ci fermiamo un attimo per vi spiega il resto. Ma cos'è sta cosa? Queste qua sono batuffoli di lana di pecora. Perché? Un vecchio apicoltore, un mio caro amico della zona di Sedico, dalla vedova, parlando così con lui un giorno, ha detto: ho impiantato i frutteti, i meli, però con i caprioli non mi salvo più, gli faccio, non so più cosa fare, perché trattamenti non cosa c'è, ho perso 2-3 anni di sviluppo delle piante. E mi fa: caro mio, devi mettere dei batuffoli di lana di fede e vedrai che il problema lo risolvi. Lana di fede cos'è? Appunto, è lana di pecora grezza appena tagliata. Se tu metti ogni pianta un batuffolo di questa lana, tengono distanti i caprioli perché sentono l'odore un po' di salvatico, no? Senta, ma di lana di fede o un po' di lana e di fede? Anche la fede ci vuole per credere, però adesso non lo so, io da quando ho messo questi batuffoli in parte ho risolto questo problema, insomma, ecco. Va bene, adesso noi ci fermiamo e come ogni fine mese diamo la linea al nostro agrifarmacista che ci parlerà della mela cotogna tra campi e lambicchi. Questa è una mela cotogna, è un frutto molto antico e usato anche nell'antichità. Storicamente nel 600 lo si prendeva pensando che potesse accrescere la peluria nei capelli, e questo perché ha una leggera peluria. Naturalmente questa è una cosa non vera, non funzionava in questo senso. Qual è l'utilizzo che possiamo fare nei nostri giorni? È possibile sfruttare la sua azione nel reflusso gastroesofageo, in particolare delle donne in gravidanza, perché queste persone, queste donne gravide, non è bene che assumano dei farmaci, assolutamente, e questo invece è un frutto che loro possono tranquillamente consumare con grandi benefici per questo problema appunto dello stomaco. Come lo si prende? Andrebbe preso come succo del frutto fresco, è un frutto però che, diciamo, spremerlo non si può, per cui lo si può tagliuzzare, lo si può mettere in acqua e scaldare e poi si amalgama il tutto, si fa, ecco, una specie di succo con la polpa e si prende in maniera normale, bevendo oppure con un cucchiaio. Questa ha la proprietà appunto di ridimensionare e di molto questi aspetti del reflusso gastroesofageo. Oltretutto non ha controindicazioni per la donna in gravidanza e questa è una gran bella cosa. Qui non manca davvero nulla, anche l'eco e l'acqua, perché qui siamo su un pozzo. Ma cos'è, un pozzo artesiano, Gerardo? No, in realtà questo qua è un pozzo che era stato costruito insieme con le case, probabilmente, è costruito tutto in mattoni, ha una capacità circa di 400 ettolitri. E anche 300 anni, se non ho capito male. Praticamente quasi, sì. Qua c'era una canale che portava appunto l'acqua delle grondaie, appunto della struttura. Ecco, torniamo al nostro discorso. Allora, abbiamo scoperto che insomma quest'anno almeno non si riesce a vivere bene di api, allora voi avete deciso di investire, come diciamo così, agricoltura in molto altro, in questi nove campi di collina che avete. Certo,
Diciamo che grazie alle, anche alle PPL, alle piccole produzioni locali, abbiamo impiantato le mele antiche di Monfumo, gli olivi, appunto per diversificare e dare una prospettiva di futuro all'azienda e a mio figlio, che poi continuerà o continua assieme a noi, a mia moglie, questa avventura, no? Allora adesso noi salutiamo Gerardo De Martin, adesso ci vediamo alle previsioni del tempo con Giancarlo Iannicelli, il nostro meteorologo, e poi conosceremo il figlio con le conclusioni. Assisteremo in questa settimana ancora a un cambio di situazione, però per adesso abbiamo ancora un anticiclone, almeno per le prossime 48 ore, un anticiclone la cui estensione è evidente da questa cartina dell'aeronautica militare. Vedete l'alta pressione, l'anticiclone parte addirittura sull'estremo oriente, addirittura qui sulla Siberia, estremo oriente europeo, quindi poi si porta verso ovest ancora con centri secondari ma di alta pressione, interessa tutta la nostra penisola, addirittura sulla penisola iberica e poi sull'Atlantico marginalmente. Questo cosa vuol dire? Che i sistemi perturbati qui evidenziati sono impediti a scendere verso il basso e quindi scorrono al nord delle Alpi e lì portano precipitazioni. Quindi dicevamo ancora 48 ore di tempo stabile. Cosa vuol dire? Cielo in prevalenza sereno, certo le prime ore in pianura avremo le foschie anche dense, qualche banco di nebbia, ma poi nel corso della giornata ecco il sole che ha la meglio e quindi si rasserena il cielo. Un tipo di tempo ancora estivo, quindi con temperatura almeno per domenica, lunedì, minime in pianura ancora 12, 13, 14 gradi, addirittura le minime, le massime oltre i 20 gradi, 22, 23, 24 gradi. Da martedì poi abbiamo un peggioramento, l'anticiclone è troppo ampio, quindi non può resistere, cede, il sistema perturbato ne approfitta, quindi porterà un peggioramento sensibile, ripeto, nella giornata tra lunedì sera e martedì avremo delle precipitazioni anche estese, anche temporalesche, ma durerà poco, meno di 24 ore. Da mercoledì ancora tempo buono e fino a fine settimana, oddio, nella seconda parte poi della settimana avremo un po' di instabilità, un po' di variabilità, un tipo di tempo più consono, insomma, l'autunno inoltrato. Le minime, diciamo le temperature in genere si abbasseranno anche di molto, le minime raggiungeranno quasi 0 gradi in alcune zone, quindi minime intorno 2-3 gradi in pianura, certo sui rilievi andremo forse per la prima volta anche a quote basse sotto lo zero. Le massime, scordiamoci, 20 gradi, quindi saranno 12, 13, 14 gradi proprio nei posti migliori più assolati e in pianura. Invece, insomma, saranno nettamente più basse sui rilievi. È tutto. In tutta questa puntata abbiamo parlato di apri ma non abbiamo mai visto il miele, invece finalmente vediamo il miele di castagno, perché come avete sentito quest'annata con la caccia non ci siamo proprio stati. Siamo con Tommaso, la nuova generazione dei De Martin. Allora, come ci si sente ad avere questo incarico? Bene, bene, molto bene, è un bel impegno. Qui dentro siamo nella zona ristrutturata, che cosa hai intenzione di fare qui? Ma qui viene uno spazio. Quindi se perdi qua viene tutto il discorso della lavorazione di tutti i prodotti, quindi per il miele e per il resto. Per il marmellato. Senta, ma lei ha 23 anni, ma chi glielo fa fare? Poteva fare qualsiasi altra cosa, girare per il mondo, inventarsi una vita diversa, ma ho deciso di rimanere qua. Sì, è da tanti anni che ormai ho questa passione, tutto è cominciato quando avevo 10 anni, che andavo da un agricoltore a Cavaso che faceva latte, quindi aveva una stalla di vacche, e da là è partita tutta delle cose che mi sono andato in maga a lavorare, da là è partita la passione. Ha studiato agraria? Ho studiato agraria, adesso sono qui. Da come lo vede il suo futuro? Speriamo bene. Ma in che senso? Bello che... Ma come apicoltore, come agricoltore, come agriturismo? Agricoltore, come un po' tutto. Va bene, allora però noi salutiamo Tommaso e andiamo invece da chi ci ha portato qui, ovvero Sergio Guadagnini, il nostro apicoltore storico, quello del Monfenera. Insomma, un bel messaggio per 23 anni, un giovane che prende la quarta generazione di apicoltori. Bellissimo, sì, io sono amico, mi fa piacere, insomma. Quindi, insomma, c'è futuro. Diamo fiducia per i prossimi anni. Insomma, possiamo dare fiducia non solo ai giovani, ma anche alle api. Eh sì, bisogna, non c'è alternativa. Speranza per l'apicoltura, speranza per le api, speranza anche per gli uomini, perché se le api muoiono, muoiono anche gli uomini, diceva un tale che si chiamava Albert Einstein. Esatto, è una catena, è un anello della catena della vita. Si spezza la catena, sapete quali sono le conseguenze.
Grazie a Sergio Guadagnin. Allora, noi chiudiamo la nostra puntata di Agricoltura Veneta con una nuova rubrica. Andiamo a vedere l'agrifoglio, ovvero i disegni che fa il nostro illustratore Beppe Fantin, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, sono Beppe Fantin, sono un vignettista trevigiano e attraverso i miei disegni voglio raccontare l'agricoltura veneta. Agrifoglio. Agrifoglio perché le mie vignette, proprio come la pianta, sapranno essere pungenti. La vignetta di questa settimana la voglio dedicare agli americani, a Trump e i dazi che hanno imposto alla comunità europea, all'Italia e ai produttori di formaggi e latticini veneti. Allora ho pensato allo slogan. Per gli americani sono dazi, per gli italiani e i veneti sono azzi. Poi ho disegnato Trump che si sta mangiando un bel pezzo del nostro formaggio veneto Asiago e sicuramente starà pensando, però più dazio, più mi sazio. Con questo vi saluto, vi do appuntamento con Agrifoglio alla prossima vignetta. Ciao a tutti! In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.